Lo vogliamo ricordare così, Carletto Poggi, una delle figure più note dello sport francese, che in un caldo mattino di agosto se n'è andato in silenzio, lasciando nei suoi familiari e nei tanti, tantissimi amici un grande vuoto e una grande tristezza. Fermo nelle sue convinzioni che sosteneva senza compromessi o concessioni, è stato uno dei fondatori del Varzi Calcio, nelle cui fila ha ricoperto fino a pochi anni fa tutti i ruoli. Da calciatore a direttore sportivo, da team manager a presidente. E per tutto intendo dirigenza, spogliatoio e dirigenze spogliatoio. Innanzitutto devo fare una precisazione, io ho giocato 2 anni a Rivanazzano, proprio nella Rivazzanese, e non nel Rivafiori, che era una squadra giovanile. Questo tanto per amor di verità. Poi saluto qua gli amici di Sannazzaro e mi complimento con loro per l'ottimo campionato. E non sono per niente d'accordo con te quando hai detto che la Sannazzarese non ti è piaciuta. Saluto anche, do il benvenuto a qua gli amici di Revanazzano, e sono contentissimo che abbiamo vinto il campionato, così abbiamo una trasferta vicina e con i derby si fa incasso e si fa pubblico. E per quanto riguarda poi la nostra posizione, direi di sì, direi che il campionato è andato anche fin troppo bene. Anche se dopo i primi turni di Coppa Italia forse ci eravamo illusi di fare qualcosina in più. Comunque dobbiamo considerare che noi venivamo da una retrocessione, quindi c'è sempre una specie di trauma, e addirittura in principio si pensava di avere una squadra che lottasse anche addirittura per non retrocedere. Poi Tassi ha lavorato benissimo, il gruppo si è risaldato e così siamo andati avanti. Direi che senza qualche infortunio, soprattutto se Tassi non avesse smesso di giocare a metà girone di andata, potevamo forse avere qualche posizione in più a fine anno. Davide, una domanda secca al Varzi, scegli. È difficile, una domanda secca. L'acquisto più bello del prossimo anno è già in cantiere, lo so, è già in cantiere. Di cantiere non c'è niente, anche perché questa nuova legge di questi maledetti benedetti 75 penso che finirà per penalizzare almeno noi che abitiamo nei centri piccoli e non siamo come le squadre di Milano che possono attingere su un pubblico di 2 milioni di persone. E prima bisogna mettere a posto questa lacuna, e quando abbiamo sistemato, sì, al Varzi lo sanno tutti, manca uno da 15 gol, però non è Chiami qualcosa. Lomanno della Rivanazzanese. Magari finiremo Ma io proporrei anche Villa della Sannazzarese. uno o l'altro per me va Anche bene. Villa va bene. Va bene. Ecco, io a questo punto fermo un attimo tutto. Ci fermiamo.